suono del pianoforte nasce dalla percussione del martello sulle corde. Ogni nota ha un suono fondamentale e poi tante piccole note all'interno che la formano e la colorano. È la percussione del martello sulla corda che libera le piccole note dette armoniche. La differenza di frequenze tra due corde produce dei battimenti. È importante che ogni nota possa stare bene con tutte le altre note. La bravura dell'accordatore sta quindi nella capacità di ascoltare e isolare gli armonici comuni a due note. Per fare questo, dobbiamo tirare o allentare le corde attraverso le caviglie a cui sono legate. Per avere un'accordatura uguale per tutta la tastiera, gli intervalli dovranno avere tra loro non un rapporto matematico, ma essere un po' tutti scordati. Bach diceva: "Finalmente il pianoforte è un po' scordato in tutte le tonalità". L'accordatura è solo una delle pratiche del tecnico del pianoforte. C'è poi l'intonazione, la regolazione della meccanica, fino ad arrivare ai restauri completi con lavorazioni anche nel cuore dello strumento, ossia la tavola armonica. Dopo una perfetta accordatura, bisogna intervenire con l'intonazione. Con l'intonazione si decide il timbro, il colore, il contenuto armonico delle note. Tutto questo si ottiene punzecchiando il martelletto con uno strumento che si chiama intonatore. E oltre a questo, poi i martelletti devono essere perfettamente in piano con le corde che vanno a percuotere. Per ottenere il timbro desiderato con una buona accordatura, un buon martello intonato, ci vorrà anche una giusta corsa del martello per far fare tutto il giro delle leve di cui è costituito un pianoforte, in modo che questa meccanica sia soltanto il prolungamento delle mani del pianista.